Chissà se sono live. Perché? Ok. Mi si è bloccato. Ciao ragazzi, io spero che. Ciao ragazzi. Su YouTube non ci sono. Ok, su YouTube non ci sono, adesso creo subito. Un podcast. Sì, un podcast, ok. Ok, ciao Roberto, ciao Guido, ciao ragazzi, questa è la prima volta che uso questo strumento, siamo qui. Datemi un attimino che ripristino i sali e faccio partire anche YouTube. Chissà se sta roba qua poi mi dà fastidio, perché c'è uno schedulato che potrebbe darmi fastidio. Vabbè, pazienza. Io intanto creo un nuovo broadcast per YouTube e via. Tutto bene, signori? Ci siamo? Sempre in. Arrivo, eh. Tanto fatevi sentire, scrivete pure, fatemi capire se funziona tutto. Tanto provo a far andare YouTube. E poi provo a condividere anche lo schermo, sarebbe molto interessante sta roba. Ok, sac. Ok, ci sono anche su YouTube. Pazzesco, sono riuscito, non ci posso credere. Una specie di mago, grande mago. Ok. Ciao raga. Ogni tanto non vi vedo. Qualcuno ha Facebook user. Ogni tanto non vi vedo. Magari scrivete chi siete quando scrivete, ok? Va bene. Ok. Share screen, proviamo. Proviamo a condividere uno schermo. Ah, ma sono una specie di genio. Stasera sono una specie di genio. Ciao ragazzuoli, ciao, vi voglio già bene. Allora, spippoliamo un po' il Buzz Shop. Ah, molto bene, molto bene. Un goccio d'acqua. Se avete dubbi, domande, perplessità, io intanto partirei con qualche aggregazione, ma la posso fare su misura per voi, così come prova. Facciamo un esempio. Aggrego, clicco. Ciao Massimiliano. Aggrego i Franklin, che sono i trading system sull'azionario americano. Ogni trading system è stato fatto con 10.000 dollari. Io posso ordinare per file name, la colonna è cliccabile, ovviamente. Tutte sono cliccabili. Anche selected, così vedo quelle selezionate. Ok, scendo, clicco. Questi sono tutti i trading system a disposizione, codice aperto, lifetime. Aggrego e vedo la mia performance. Questo è un portafoglio fatto solo di azionario americano. Mi può piacere, non mi può piacere. Metto, tolgo. Io se aggiungo trading system posso riaggregare. Vediamo ad esempio nel 2020. Cosa hanno fatto queste azioni americane? Sono andate bene. Vedete, ha fatto il drawdown a marzo. Guardo le performance e appare un form di contatti. Bisogna lasciare i dati, prenotate quando volete, entro il 13 ottobre, e vi contattano Omar, Gabriele, Simone, che abbiamo un team a vostra disposizione per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità. E scoprite che sconto dal 15 al 50% più il corso scrocchierello gratis che contiene 7 trading system. Ok? Quindi è a vostra totale disposizione, poi basta solo selezionare la data, il giorno e l'orario che vi interessa e prenotare.
Questo, ad esempio, è il trading system, è il portafoglio fatto sulle azioni più rappresentative. Cristian Franchi, manca il set di copri piumone però. C'è ragione. Allora, per chi telefona entro le 24 ore al numero verde 800-475-300 avrà in regalo un cubo di Rubik originale, ok? Rotto. Questa in aggiunta. Questa assolutamente per voi. Questo ad esempio è il portafoglio su YouTube. Sapete che... non ci sono, non ho fatto con live. Ma magari sono scemo. Sono anche su YouTube adesso. Un po' in ritardo, ma giustamente. Okay. Questo è il portafoglio fatto su Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix e Tesla. Poi ovviamente Tesla sta un po' impazzando. Posso fare show. Che bello. Molto bene. Bellissimo. Ed è un portafoglio estremamente performante. Estremamente performante. Nel 2020 ha fatto 67.000 dollari. Io posso anche cambiare il numero di contratti, ovviamente. Li deseleziono. Ragazzi, se avete dubbi, domande, perplessità, basta scrivere. Giovanni Angius, Gran Ciporro Rosa. Yeah. Budget minimo consigliato per partire in base alla tua esperienza su questi trading system. Ragazzi, io faccio l'esperimento apposta di... perché errore interno? Allora, facciamo... ok, perfetto. Funziona. Di trading low cost, Francesco Pivona. Ok. Giovanni Angius, anche con quanto capitale. Questo è l'esperimento live con un conticino in cui ho caricato 10.000 euro, circa 11.000 dollari, una roba del genere. E già con 10.000 euro si può fare. È chiaramente la soglia più bassa di capitale che io consiglio di utilizzare. Su questo non c'è alcun dubbio. Ok, però a partire con 10.000 euro si può fare. Facebook user, io non ti vedo che mi chiedi con Tesla, Bella Forza e con Apple. Chiedi e io sono a tua disposizione. Puoi andare direttamente sul Buzz Shop, ti metto il link, vedi gli trading system che ti interessano e io te lo aggrego, non c'è problema. 10.000 ci sta, anche di più, ho 20.000 su azionario. Attenzione, più capitale c'è e meglio è, ok? Il limite inferiore che io consiglio è 10.000 dollari, anche perché consiglio VPS, eccetera. Quindi questo è chiaramente. Se si vuole fare un trading system, un portafoglio low cost... ciao Vittorio, ciao. Un portafoglio low cost si può fare, si va magari a prendere qualcosa che ha un max drawdown basso. Vi faccio adesso al volo. Il crude oil once, questo no, TY Morgana, anzi prendiamo, allora mi preoccupa un po' mettere in piedi tutto l'ambaradown con uno più VPS per ospitare i trading system, ti preoccupa perché? Nel senso che è fondamentale per tradare trading system. I trading system non sono indispensabili per vivere, ma sono utili per fare trading. Quindi nel momento in cui vuoi fare trading automatico, cosa che comunque io consiglio, l'infrastruttura è necessaria. Ci vuole un pochettino di impegno all'inizio, per questo che ho fatto il corso con tutto l'apprendimento, per questo che poi lo regalo a oggi, però ne vale la pena, ok? Ne vale la pena. Tu aiuti anche nel settaggio della macchina con multicharts e IB? Sì, non direttamente. Nel corso c'è tutta la spiegazione con gli screenshot e il video, oppure in coaching privata. O nel gruppo, ovviamente, nel gruppo privato.
VPS sta per Virtual Private Server. È il computer che si affitta vicino al broker, possibilmente oltreoceano per chi trada i future americani, per evitare una serie di problemi. A parte che sul computer privato può succedere qualsiasi cosa, salta la luce, crasha qualcosa, vai nel pallone, stai guardando, ok, e rischia di crollarti il programma. Ma in generale eviti un sacco di costi di slip, cioè anche questo lo approfondisco nel corso, però... per farla breve, è molto conveniente. Ok, hai un affitto mensile, in questo caso, se non sbaglio, pago $35-40 e hai un computer a tua disposizione, in questo caso io ce l'ho nel New Jersey, quindi vicino al broker, che ti permette di risparmiare sui costi di trasmissione dell'ordine. Intendevo, se si lavora solo su un singolo contratto o anche su porzioni di contratto, se è possibile di conseguenza proporzionare le operazioni in base al budget di partenza. È una roba che deriva dal Forex, che capisco, in realtà non si fa tecnicamente così. Nel trading low cost che sto provando ho fatto così, quindi ho preso i future che danno come possibilità il tradare il micro future, non il mini, come ad esempio... SP500, ok? SP500 ha un margine molto alto, è un contratto molto grande, ma hanno introdotto da poco il micro, che è un decimo. Quindi io al posto di selezionare uno, seleziono 0.1, ma anche il Nasdaq lo permette. Vado su il Nasdaq, il Gravel, e lo seleziono, poi ho selezionato quello così, oppure il soia al mini soia che è un quinto, e questo lo posso fare, lo seleziono, faccio 0.2 che è un quinto l'intero, faccio aggrega e così ho un portafoglio low cost, diciamo dal 2010 però. Questo è un portafoglio low cost che presenta un max drawdown di $2,000, un max margine di $2,000, questo lo puoi tradare tranquillamente con $8,000-$10,000, ok? E ti restituisce una performance assolutamente molto buona. Così sì, alcuni future non hanno la possibilità di tradare i corrispettivi più piccoli. Come per lotti e microlotti, per intenderci. No, ho capito, Bivona. Alcuni i future non sono così. Non hanno quei pregi del Forex, hanno una moltitudine di altri pregi. Alcuni future ultimamente sono stati modificati, sono andati incontro alle esigenze del pubblico e hanno aggiunto i micro, come gli indici, oppure ci sono i mini crude oil è metà, il micro Nasdaq è un quarto, eccetera, eccetera. Anche qua la spiegazione è un attimino lunga, però si può fare. Io non faccio money management nel codice. Oh, su YouTube. Allora, quanti sistemi si devono acquistare minimo per avere il corso gratis? 10 più 1, 11. Prenota, se volete, se siete interessati al corso e avete chiamate, prenotate, è perché ci sono sconti particolari. Andrea Costa, ciao caro, scrocchiarello, tu sei uno scrocchiarello, i sistemi del corso sono presenti tra questi? Allora, io parlo, ma semplicemente perché su YouTube c'è un'altra, ho aperto un altro streaming, pazienza ragazzi, si fa quel che si può, tra l'altro non sto neanche registrando. Mannaggia, pazienza. I sistemi del corso sono presenti tra questi? Sì, ma solo per farli vedere, non si possono comprare. Quindi se tu vai sul Bazzfoglio e ordini per file name, ad esempio, hai il crude oil scrocchiarello. Anzi, facciamo il portafoglio del corso, dai. Facciamo il portafoglio del corso. Intanto qua ripristino perché non vorrei mai confondermi. Facciamo il portafoglio del corso. Basta vedere gli scrocchiarelli, cioè crude oil, euro, SP500, oro, live kettle, Nasdaq e basta. Aggrega. Sono 6, giusto? Sì. No, ne manca uno forse, non erano 7. Forse non l'ho messo. Crude oil. Ah, cacao, ok. Cacao è l'ultimo aggiunto.
Ok, questo è il portafoglio del corso. Chiaramente io l'ho messo qua per farveli vedere, non sono acquistabili singolarmente, sono solo a disposizione nel corso, perché nel corso non vengono messi a disposizione in modo vero e proprio. È un modo per insegnare il mio metodo di costruzione. Insegnandolo ho costruito dei trading system. Dei trading system tutti diversi. Ciao Gaetano. Ciao Francesco, ma lo shop in cosa consiste? Sono arrivato solo adesso. No problem. Lo shop è una pagina gratuita a cui accedere e nel quale aggregare il tuo portafoglio di trading system, dei miei trading system a codice aperto con licenza lifetime. Te lo puoi aggregare selezionando, ad esempio, tu sei nuovo scrocchiarello, Emanuele è un nuovo scrocchiarello, ok? Poi dici cosa, come ti trovi col corso. Lo aggreghi, vedi le performance e puoi comprare. Ok, puoi avere sconti fino al 13 ottobre, non di più, che vanno dal 15 al 50% e puoi avere il corso gratis. Tu ce l'hai già, quindi hai condizioni particolari, ma tutti i codici sono aperti con licenza lifetime e te lo puoi aggregare, puoi aggiungere, togliere trading system. In questo caso, ad esempio, ho aggregato il portafoglio di quest'anno del corso, che sta andando molto bene. E poi spippolare, fare i tuoi trading system, i tuoi portafogli preferiti in base alle tue esigenze. Come facevo vedere prima, c'è una cosa che mi piace molto, c'è ad esempio il portafoglio, vediamo se riesco così, no, così, c'è il portafoglio ad esempio sull'azionario americano. Io metto Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google, ok, tutti con $10,000 l'uno, aggrego, e vedo le performance come nel 2020 che sono andate molto bene, sono tutti assolutamente trading system con almeno 6 mesi di trading live sui miei conti. Non si può garantire che il mercato non cambi, ma se i trading system che offri si rompessero, di questo ne ho già parlato, bisogna diversificare, per questo potrebbero rompersi. Per come sviluppo io, la probabilità è abbastanza bassa, ma non posso promettervi che non si romperanno, perché basta che il mercato cambi, basta una qualsiasi casualità e c'è la possibilità che si rompa. Se si rompe un trading system su 5, sul portafoglio Churchill ad esempio, ok, si rompe, tu lo stoppi e gli altri continuano a funzionare. Il suo impatto non lo senti, per questo che bisogna diversificare. È chiaro, da qui ai prossimi 20 anni qualcosa si romperà, su questo non c'è alcun dubbio, è inutile che vi dica il contrario, perché vi mentirei. Ragazzi, non ascoltate quelli che vi dicono che i loro trading system non si rompono mai, è assolutamente impossibile. Si può abbassare la probabilità. Ad esempio, vi faccio un esempio, adesso sto dietro tutte le domande, ragazzi, voi fatemele, siete in tantissimi, vi ringrazio, siete anche su 2 stream diversi, è un casino, perché ho fatto un pasticcio, ma pazienza, ce ne freghiamo. Ad esempio, un trading system che sembrava rotto, ma che poi ha resistito, è il Gravel. Il Nasdaq Gravel, quindi io ordino per file name, Nasdaq Gravel, io ce l'avevo a maggio del 2018, del 2019 dove ho fatto il suo picco di drawdown, lui è praticamente out of sample dal 2018, io ce l'avevo qua, sembrava rotto perché c'è stato un crollo dei mercati istantaneo, poi si è ripreso subito, ha resistito al crollo di marzo, ha resistito all'inverno del 2018, resistito a febbraio del 2018 e si è sempre ripreso. Questo non vuol dire che supererà tutte le prossime crisi, vuol dire che ha le caratteristiche per farlo, ed è per questo che non bisogna mai tradare un singolo trading system, ed è per questo che più trading system comprate e più sconto c'è, dal 15 al 50% col corso gratis. Buonasera ragazzi. Davide Serafini, i trading system su azionario vanno anche short? Bellissima domanda. No, vanno solo long, io non vado short su azionario. Sì, per il corso molto valido, consigliato, andrò a vedere la new. Emanuele Bagnarelli dice che il corso scrocchiarello è molto valido e io ve lo sto dando gratis. Fate voi. Allora, invece su Facebook dici... Christian Franchi, si possono ottimizzare come B-Composer? No, sono fatti e finiti. Potete farci quello che volete, ma sono completi, cioè sono trading system che già sto trarrando live, quindi non c'è da discutere. Poi potete prendere quel codice e fare quello che volete, senza alcun problema. Però sono fatti e finiti.
Sbirulinu. Bello. Buonasera, ma quanto denaro serve per fare lavorare uno dei suoi trading system? Mai uno, mai uno, mai uno. Non serve far lavorare un solo trading system. Si fa così però, ti faccio un esempio. Prendiamo ad esempio quelli che ho preso prima. Ad esempio, possiamo prendere, il Nasdaq Gravel, ok? Facciamo con un micro future, poi prendiamo soia Baobab con un mini soia, poi prendiamo magari oro con un micro oro e l'S&P 500 con un micro S&P 500, questo è un portafoglio low cost, ok? Questo è un portafoglio low cost fatto da soia, Nasdaq, oro e S&P 500, io lo aggrego, dal 2010 fa questa roba qua, ok? Come calcolo il capitale necessario? Molto semplice. Prendo il max drawdown, quindi 2178, lo moltiplico per 2, arrotondiamo, facciamo 5000 e aggiungo il max margin, quindi $7,650. Questo è il capitale necessario per tradare questo trading system. È inutile che ti dica che è meglio 10.000 di 7.600, però questo è il calcolo. Prendi il max drawdown, ci aggiungi il max margine e sei a posto e hai il capitale conservativo, ma è il capitale che io vi posso consigliare. Ciao Geronima, è una vita che non ci sentiamo. Un neofita come fa a sapere quando un trading system che sta usando e che si è comprato si è rotto? Chi glielo dice? Questo è molto importante, ragazzi. Questo è molto... Prestate massima attenzione. Vediamo se riesco. Questo vi sposto un attimino di qua. Ok, prestate massima attenzione. Quando capire quando stoppare un trading system? Stoppatelo quando raggiunge il 70% del max drawdown. Stoppatelo quando raggiunge il 70% del max drawdown. Tutti i ragionamenti dietro ce li avete nel corso, non posso farveli adesso, ma fatelo. E fatelo prima di mettere live un trading system, cioè prima capite questa cosa. Quanto è il max drawdown di quel trading system? $10,000. Bene, a 7.000 lo stoppo e lo attivate, perché se state a ragionare fate danni. Come si fa a capire il TF, Trend Follower, dallo shop Andrea Costa? Perdonami, TF, time frame forse? No, dal time frame non si nota qua, perché non è importante. Quasi tutti sono daily, ma al di là di questo, ciò che ti interessa probabilmente è sapere se è overnight o intraday, e che è l'ultima sigla. Per il resto è praticamente tutto daily, a meno che non sia intraday. Infatti l'once è intraday ed è sui 30 minuti. Poi per il resto c'è nel codice, ok? Ad esempio, una matata daily, un altro esempio. Ecco, il Pilates è overnight, ha un ragionamento daily, ma lavora sui 30 minuti. Quindi il time frame, attenzione, perché rischia di confondere le acque. Giovanni Angius, 7.000 persi sui 10.000 lo stop? Sì. Se il mio trading system, ad esempio, ha $10,000 di max drawdown storico, come questo su Apple, che ha fatto 43.000 e ha fatto questo drawdown, se in futuro dovesse raggiungere la soglia dei 7.500, io lo stoppo, lo fermo. Non lo butto, però lo fermo. Potrebbe riprendersi, ma non bisogna rischiare e si stoppa. Contemporaneamente ci saranno gli altri trading system che continuano a funzionare e smorzano questa questione. Per questo che bisogna tradare tanti trading system. Ed è per questo che io vorrei farvi vedere questa roba qua. Vediamo se riesco, perché alcune cose non dovete vederle. Perché per privacy, non per altro. Aspetta che lo sistema, abbiamo S&P, ok, crude oil, Nasdaq, silver, perfetto. Quando vi dico che bisogna tradare tanti trading system, non lo dico per dire, lo dico perché va fatto, lo dico perché lo faccio. Eccolo qua. Questo è il cloud dove ci sono i miei trading system.
questi sono i trading system sulla soglia, che non è uno, sono tre. Questo è il trading system sul silver, che ce n'è uno, ma su altri metalli ce ne sono diversi. Sul crude oil ce ne sono due, su SP500 ce ne sono tre, sul Nasdaq ce ne sono tre. Quindi, tra l'altro, questo è il trading system del corso, tanto per dire. E anche qua c'è il trading system del corso. Quindi mai un singolo trading system, ragazzi, mai, mai, mai. Più trading system sono, prendendola alla larga, è meglio è. E lo riattacchi quando? Fa nuovi picchi di equity? Allora, in sintesi, sì, nel corso specifico, che in realtà non è necessario, però è un buon modo, assolutamente. Vai serena e funziona, Geronimo. Se volessi smanettare sui portafogli proposti, Churchill, Napoleone e i sistemi del corso, dove trovo l'elenco dei sistemi da aggregare? Nel sito, qua. Oppure vai su www.batsshop.it. Ok. Lasci i dati ed entri. Ok? Vediamo se ho già aggiunto il link dal sito. Dovrei averlo aggiunto, vediamo se si arriva da qua. Forse no, e infatti. Comunque anche dal sito, pagina servizi, diciamo da domani, anzi adesso, diciamo che lo metto adesso. Si accede tranquillamente da www.batsshop.it o dal link che metto in descrizione, quindi batsfolio.batstrading.com/. Ok, zac, zac. Anche dal sito basta accedere a il sito, quindi batstrading.it o batstrading.com, pagina servizi, ci sono tutti i corsi, tutte le cose, in fondo c'è il Bats Shop, che non si è aggiornato, il maiale, perché non si... si è aggiornato. E arrivate qua, lasciate il nome, l'email, che mi serve semplicemente per evitare l'accesso così spudorato, alla fine sono i miei trading system, quindi un attimino di privacy, se permettete. Allora, comunque basta, non mi sono fatta viva perché non tratti più lo spread trading, a me caro. Capisco, anche l'estate di season ce ne sono ben pochi, ti aspetto ora in autunno. Arriviamo. È che ho tolto le dirette, però lo faccio ancora ovviamente, non ti preoccupare, comunque, vabbè, no problem. Il broker migliore per la TWS, tassazione per amministrativo, dichiarativo e tutto, per la TWS in che senso? Comunque sì, è tutto spiegato nel corso del perché preferisco TradeStation, di cosa fare in regime dichiarativo, eccetera. Assolutamente sì, ma ci mancherebbe anche. Allora, oh, bellissima domanda di Francesco. Ciao, non sono io, non è che me lo sto scrivendo. Ciao, ma se un trading system si rompe, tu lo ripari nel senso che lo modifichi per adeguarlo alle modifiche del mercato? No, mai. Mai, è una roba che non sopporto, che gli altri fanno, ragazzi, gli altri fanno, io no, non ha senso. Molti trading system, io ne ho di trading system, ve lo faccio vedere quanti ne ho. Io uso il Batsfolio come storage per i miei trading system, no? Se vado sul Batsfolio e cerco per il tag Bats Trading, io vado a selezionare tutti i trading system classificati come Bats Trading, cioè fatti da me. Guardate il numero. Ah, scusate, forse non lo sto condividendo. Sì, ok, allora facciamo così, perché vi ho su due parti e rischio di perdervi, chiedo scusa. Adesso condivido anche su YouTube. Ok, chiedo scusa. Che numero c'è qua? 326. 326 sono i trading system che io ho a disposizione, ok? Io tengo anche quelli rotti. Perché ripararli non ha senso, ragazzi. Ripararli non ha senso. Serve a vendere corsi, ma ripeto, io non sono un formatore, io sono un trader. Non posso riparare continuamente il trading system perché mi si rompe. Che senso ha? Se cambia il mercato, allora ci sarà... in modo importante, ci sarà l'esigenza di riscrivere il trading system.
Poi c'è tutta la classificazione di trading system che pongono il corso, naturali, costruiti o forzati, che spiega un po' questa roba. Ma non si toccano i trading system, ragazzi, sta roba mi fa impazzire. Non si toccano, ma per carità. Purtroppo Francesco ha fatto una domanda sensata, perché tanti lo fanno. Emanuele, per informazione, mi sono iscritto ora a Buzz Shop, ma mi dà errore di privacy quando mi arriva la conferma. Probabilmente è per il sito buzztrading.it, che è ancora non sicuro. Appena ci sarà il tecnico lo sistemiamo. Comunque ti ringrazio dell'informazione. Sì, probabilmente è il sito che non ha la classificazione, perché cose, ma dal punto di vista tecnico io faccio schifo. Ripeto, sono un trader, non sono uno smanettone, quindi... c'è una persona che si sta dedicando, lo sistemiamo. Ti ringrazio, Emanuele. Oh, bella domanda, Geronimo. Sviluppi soprattutto testi, tuoi trading system, su quale banca dati? Quella di TradeStation, ti fidi, l'hai verificata? È assolutamente un'ottima domanda, che ti pongo qui. Facciamo così. No, facciamo così. Che ti pongo, no, non lo vedi, come faccio a fartela vedere anche su YouTube? Mi sto impasticciando, allora, YouTube, ragazzi, di YouTube, mi spiace, ve la leggo perché sennò mi impasticcio. Chiedo scusa, che siamo live su due piattaforme diverse, perché ho sbagliato, ma non vi preoccupate, ve la leggo. Geronima scrive, sviluppi e soprattutto testi i tuoi sistemi su quale banca dati? Quella di TradeStation, ti fidi, l'hai verificata? Che è un'ottima domanda, e mi permette di parlare dei future. I future sono strumenti regolamentati, quindi non c'è una soggettività nella banca dati. C'è la manutenzione. Il Forex e il CFD non sono strumenti regolamentati, quindi a seconda del gestore della banca dati cambiano i dati, possono cambiare anche in maniera significativa. Sui future no, esiste solo la manutenzione della banca dati, e TradeStation la fa. Ha dati buoni, io per energetici e metalli li sviluppo dal 2010, per gli altri li sviluppo dal 2000. Quindi sì, è buona, assolutamente. E rispetto al costo è veramente performante. Geronimo, faccio sempre ottime domande. Mi dai spunti. Non vedete lo schermo, va bene. No, lo so, ragazzi, mi spiace. Ho combinato un pasticcio, però ci siamo, eccolo qua. Chiedo scusa per aver un attimino pasticciato. Francesco, ma se noi acquistiamo i 10 trading system e poi se ne rompono, esempio 5, ne dobbiamo comprare altri? Beh, se si rompono 5 trading system siete particolarmente sfigati, è una roba che non mi è mai successa in assoluto. Io tendo a dire di voler insegnare a pescare, non a vendere il pesce, quindi... ho inserito la gratuità del corso, comunque con forti sconti, in questa offerta solo fino al 13 ottobre per questo, perché nel corso insegno a creare dei trading system. Indipendentemente da questo, secondo me nel medio o lungo periodo è un po' necessario non vivere di trading system comprati. Sfruttate il trading system comprato per studiarvi il codice, studiarvi le idee, approfondire. È una fonte fondamentale di codice, di idee, di sviluppo. Se ne rompono il 50% è praticamente impossibile. In 30 anni sì, in 5 no, dai, mi sembra veramente una concatenazione di eventi sfavorevoli importante, quindi direi di no. Consiglio comunque nel medio periodo di imparare un metodo per crearvi dei trading system in autonomia. Io ho studenti che tra l'altro non ho visto live, forse ha da fare. Che fa il corso e poi compra trading system, perché vuole diversificare, vuole non ha tempo, eccetera. Geronima, sì, seasonal, ok, risolveremo anche questo.
Se se ne Cristian Franchi, se se ne rompono 5 su 10 te li sostituisce gratis, bazz. No, non ha senso come discorso, no? Ok, capisci che non ha senso come discorso? È un po' come dire, io ti vendo una Maserati e se tu la guidi a 300 all'ora sul pavé, può succedere che non si rompe, può succedere che si rompe, ma non è che se si rompe io te la sostituisco gratis. Non funziona così, ok? Io ho detto chiaramente nel webinar che non ci sono garanzie, perché se cambia il mercato, cosa che non è dal nostro, che non è alla mia portata, può succedere che qualche trading system si rompa, ed è per questo che vi ho fatto l'esempio del gravel che ha resistito al forte cambiamento di volatilità del Nasdaq. Lui ha resistito, altri possono non resistere. Non è drammatico se si diversifica bene, ma non posso garantire che il mercato non cambi, cioè vi rendete conto che non ha senso. Io garantisco che vi trado live, e non è poco. Emanuele Bagnarelli, ok, grazie. Rimango in attesa e torno al corso. Ok, in attesa di cosa? In che senso? Non lo so. Probabilmente, non lo so. In attesa di cosa? Vediamo se... non lo so. Geronimo, l'unica garanzia, ragazzi, è il costo iniziale. Ma veramente, cioè, oggettivamente, secondo me è peggio chi dice che il trading system è garantito, perché non sanno cos'è il trading. Questo è importante, ragazzi, eh? Cioè, è una questione importante per definire le persone con cui parlate. Cioè, chi vi dice che il futuro è garantito e vi può garantire qualcosa, non fa trading, ok? Non vi apre il conto con i suoi trading system. Non funziona così, non esiste qualcosa di garantito in termini di performance future. Io posso garantire il fatto che li trado live, che sono costruiti col metodo scrocchiarello e che sono robusti, semplici, originali e longevi. Questa è la garanzia che posso darvi, ma d'altronde, cioè, è una follia. Se voi andate da Warren Buffett a dirgli ti do 10 euro, mi garantisci le performance? Lui dice no. Io ti garantisco che faccio del mio meglio, che affronto il mercato con i migliori attrezzi, con i 5 pilastri, con le cose, ma non posso garantirti le performance, sono da truffatori. Le performance garantite sono da truffatori, ragazzi. I profitti non sono mai dovuti ma graditi. Ma certo, ma ci mancherebbe, Giovanni, ma che cavolo. Siamo qui per questo. Siamo assolutamente qui per questo. Bene, ragazzi, vi state aggiungendo. Verifico che se c'è qualche problema della lista, però francamente non penso, perché... confirmation... Facciamo così... Adesso voi vi indirizzate direttamente qua. Ok. Ricordo il link. Emanuele Bagnarelli, confermo che con circa $15 avete da TradeStation gli storici per lavorare. Assolutamente sì. Non per andare live, ma per lavorare. Sì. Ricordo. Da oggi al 13 ottobre avete lo sconto dal 15 al 50% per i trading system a codice aperto e licenza lifetime, con possibilità di avere il corso gratis, quindi con altri 7 trading system e il metodo scrocchiarello, solo fino al 13 ottobre. Info chiocciolabuzztrading.com, numero verde 800 475 300, ragazzi. Leo Berni, col prenotata, dai, mi raccomando, perché è un'occasione particolare, ma a me interessa anche che spippoliate, anzi facciamo che spippolo io, mi diverto un po', facciamo un portafoglio ok, allora partiamo da zero, anzi aggiorniamo, partiamo totalmente da zero, ok, facciamo un portafoglio diverso. Allora, crude oil call of duty, SP500 pilletis indice, poi prendiamo oro erba luce,
Ragazzi, vi ricordo che i Trading Systems Crocchiarelli non sono acquistabili, sono nel corso. Sono qui solo per farvi vedere. Poi prendiamo il caffè. LH Baobab. NG Soliola, che è Intermarket. Io sono abbastanza veloce. Avete tutto il tempo perché è gratis la questione qua. US. Dovrebbe essere intorno ai 10 Trading System. 8. Questo è un buon portafoglio che fa 1.127.063 tra net profit e max drawdown e ovviamente nel 2020 ha fatto 100.000 dollari out of sample. Questo è un portafoglio che ha fatto 100.000 dollari out of sample, ad esempio. Ok? Dovrei aver sistemato il problema della lista, ragazzi, Ok, percentuale net profit su max drawdown dell'ultimo anno 5 punti. Geronimo, cosa significa un trading system Intermarket? Un po' cosa è la stessa cosa di quella cosa che fai sui seasonal spread. Intermarket vuol dire che io lavoro su una serie storica in base a quello che succede su un'altra serie storica. Questo vuol dire. Se non sbaglio, il silver, questo che ho live, lavora sul silver in base a quello che succede su oro. Ok? Questo è un trading system Intermarket, che nell'ultimo periodo, che se non sbaglio, non ha neanche fatto troppo male, ti dirò. Ecco, negli ultimi 100 giorni ha fatto 12.000 dollari. Così. La butto lì. Lorenzo Misino, Francesco, hai uno storico live del tuo portafoglio da mostrare? Live, questo, che vi racconto quasi quotidianamente. L'altro, no, perché dovrei dirvi il numero di conto o fare uno screenshot che è francamente modificabile con Photoshop, quindi non ha senso. Cioè, o ve lo dimostro live, come faccio col portafoglio di B sui seasonal spread, o vi faccio vedere semplicemente i trading system, se no vi devo far vedere il numero di conto. Quindi no. Geronima, ok, tipo il daily e long, prendo solo pattern configurazione long su time frame basso. Non ho capito, Geronima, perdonami, prova a riscrivermelo. Di sistemare la privacy. Emanuele, che evidentemente si aspetta un pagamento da me, no, scherzo. Francesco assicura assistenza, che ad oggi non è poco. Ci proviamo, il gruppo è qui per questo, quindi il gruppo è assoluto, ci stiamo espandendo, ci sono un sacco di persone dentro che ci lavorano. Sandro Piras, per me scegli linee 5 con time frame brevi. Cosa cerchi? Proviamoci. La vedo una richiesta un po' strana, ma dimmi cosa cerchi. In che senso time frame brevi? E io te lo aggrego. Siamo a zero. A quanto sta di performance? In realtà sarebbe in positivo. In realtà si è disallineato in un momento di defiance e siamo sostanzialmente a zero. I sistemi sono in positivo. Però ho fatto qualcosa come 4 stop di perdita a causa di un disallineamento per un errore umano mio. Ho avuto problemi al PC e la persona che mi aiuta a gestire cloud non si è capita con me. Quindi da un mesetto, e quando siamo partiti, sì, un mesetto, siamo a zero. Chi ti ha insegnato il trading sistematico? Autodidatta o ha imparato da qualcuno? No, beh, io ho fatto qualcosa come... Io ho contato intorno ai 30 rotti mila euro di corsi. Quindi ho imparato da Unger a formatori americani. In generale ho pagato parecchio, parecchio. Poi ovviamente ho fatto il mio metodo, nel senso che io ho un approccio molto particolare ai mercati, molto personale, che punta alla massimizzazione tra sfruttare il vantaggio, cioè il primo pilastro, e la scrittura di codice. È una roba che non fa nessuno, che ho fatto mia, ma sicuramente la prima ispirazione è partita da Unger,
Ok. Ottimo, ti sei già ripreso dal drawdown, Christian Franchi. Cosa vuol dire? Sandro Piras, 30 minuti, esempio. Sì, no, no, ok, io lo faccio, non c'è problema, ma il problema è perché cerchi 30 minuti? È quello, io non credo di non avere trading system che lavorano sui 30 minuti, eseguono gli ordini a 30 minuti, ma il mio problema è quello, cioè se mi dici perché lo vuoi, riesco a soddisfarti la richiesta, se no mi è un po' difficile, aspetta che li cerco a 30 minuti, c'è il Call of Duty. E il CL1 si è a 30 minuti, ma è un bias, quindi non ragiona sui 30 minuti il bias. Per questo che il time frame, ragazzi, è fumo negli occhi, eh? Tutti quelli che vi parlano di time frame è fumo negli occhi. Dal drawdown del portafoglio low cost? No, perché è lunedì che l'ho fatto quella perdita lì, quindi il portafoglio è a zero, i trading system sono i positivi, il portafoglio è a zero per quell'errore mio umano, ok, di organizzazione. Quindi no, non mi sono ancora ripreso, perché l'ho fatto lunedì. Soia ha chiuso in positivo, Nasdaq ha chiuso in positivo l'altro giorno, Soia ancora chiuso in positivo ieri, oggi, ha preso lo stop ieri sullo scrocchiarello, ma adesso è long, è short, chiedo scusa. Bene, il natural gas ha chiuso praticamente. Oh, sta impazzendo tutto. È crashato il cloud, papà, però. È meravigliosa sta cosa, vabbè. Quindi ci possiamo fidare? Sì, io di Unger ovviamente apprezzo la professionalità, non apprezzo molto il metodo, quindi ho preso ciò che c'era da prendere, poi ho preso altre strade, diciamo, ma per carità, poi non esiste un solo modo di fare trading, quindi per carità. Angelo Michele Borracino. Ciao Francesco, un drawdown del meno 0,88 sul capitale è accettabile? E se sì, in quanto è tempo recuperabile? Sì, è accettabile. È ridicolo. Quindi è recuperabile in un giorno. Sandro Piras, un sistema che usi le medie mobili. Io praticamente non uso medie mobili, quindi non ce l'ho. Forse il... no, non ce l'ho. Confermo. Cioè, ce n'ho uno sul crude oil, uno su benzina, scusami, su zucchero, e uno su KV, ma non li ho messi a disposizione. Anche giusti al top. Ecco, non condivido il suo metodo, ad esempio, Christian Franchi. Preferisco molto più Unger o il mio metodo. Ci metto la firma e la casa su un drawdown del meno 0,88, Geronimo. E ci mancherebbe, certo. Mettiamo un po' di musica di sottofondo, eh? Sandro Piras è rimasto deluso dal fatto che non uso medie mobili. Non funziona così. Il mio metodo funziona in modo diverso. Io parto dallo strumento. È un po' troppo alto. Io parto dallo strumento. Lo strumento che informazioni mi dà? Cosa mi racconta? Come posso sfruttare le sue caratteristiche? E da lì lavoro. Non ci metto l'indicatore per principio. È per questo che dico che è un metodo diverso, ragazzi. Cioè non ci si inventa a scrivere trading system, bisogna arrivarci. Io ne ho scritti abbastanza di trading system, qua ce ne sono 1673, 326 salvati sotto il mio nome, ma creati migliaia. Insomma, la storia del mettere l'indicatore e portarsi a casa la pagnotta non esiste, mi hanno raccontato le cose sbagliate. Non esiste. Mi spiace, ma non esiste. Nel senso, vorrei dirvi altro, ma non esiste. Ok, quindi un altro modo per selezionare il trading system è, ad esempio, ordinare per net profits su Max Drawdown. Ad esempio, voglio
Once, che guadagna 99 e perde 4.000 dollari di drawdown con un profit factor di 2.04. Oppure ordino per profit factor, prendo i migliori, posso farlo. Ok, ricordo la promozione, questa è solo la performance del 2020, di un portafoglio con i 5 trading system migliori, i 5 trading system migliori per profit factor. Ricordo la promozione attiva solo fino al 13 ottobre, ragazzi, solo fino al 13 ottobre, dal 15 al 50%, con il corso gratis, ok? Che non è banale, in cui insegno il mio metodo. Ah, ma il metodo di Unger? No, ragazzi, no, è diverso. A mio parere è migliore. Ovviamente, se uno vuole lavorare col metodo di Unger, non va a perdere, ragazzi. Ci sono milioni di modi di fare soldi col trading. Io il mio ho fatto perché faccio trading davvero. Ecco qua. Ecco spiegato il problema, diciamo così. Sì, mi sa che è un po' imparato il cloud piccolo. Va bene, no problem. E mi si è imparata anche la musica. Signori, dubbi, domande, perplessità, io sono qui per voi fin quando sarò qui per voi. Poi no. If fuori piove, Binance Bar un contratto perché tanto sto a casa. If fuori c'è il sole, sei il contratto di prima perché chiudo e vado al mare. Questo è il mio approccio al trading sistematico senza indicatori. Top. Sandro Piras, no, tranquillo Francesco, cerco di capire cosa comprare come trading system. Ok, probabilmente non conosci il metodo scrocchiere, non è un problema. Fatti la domanda del che tipo di portafoglio vuoi, non so se hai seguito il webinar, comunque io consiglio strumento, strategia e orizzonte temporale diverso. Poi tutti racchiudono il metodo scrocchierello, che non funziona in base agli indicatori, ma sfrutta un vantaggio che ci dà il mercato, quindi è questo che li rende profittevoli. È chiaro che se mi chiedi esattamente cosa faccia l'Unagi sull'SP500, io dovrei fartelo vedere, ok? Dovrei farti vedere il codice. Ti posso dire che funziona in modo reversal, daily, te lo dico io, overnight. Vuoi questo? Inizia a usarlo. È tutto, sono tutti trading system che tu non hai idea di quanto siano fatti bene. Quindi niente indicatori, niente roba così, roba molto funzionale che sfrutta il metodo scrocchiarello, quindi i 4 step per creare le cose. Non ti devi chiedere se ci sono indicatori o come funzionino. Fai il tuo portafoglio, strumento, strategia e orizzonte temporale. L'orizzonte temporale, overnight intraday, non c'è tanto da dire, quindi è il meno importante, ma strategia e strumento diversi. Così facendo fai un portafoglio diversificato che ti dura anni e con cui puoi affrontare il mercato in modo più sereno. Ad esempio, prendiamo un Unagi. Prendiamo il Kimi, il TY Erbaluce e l'S Crepsis, per dire quelli che vedo qua, non so, sono tutti strumenti diversi, uno è reversal, uno è bias, un altro è reversal, l'altro BO, o anche il cacao scrocchiarello, faccio cose diverse, so che sono trading system di tipo scrocchiarello, del quale magari non posso scoprire i segreti più reconditi, se no giustamente non li venderei, cioè non ha senso, dovrei farti vedere il codice. O dovrei dirti praticamente cosa dice il codice. Quindi lo aggreghi, vedi le performance, perché ragazzi parlano le performance, non parlano le intenzioni o le cose. Ha fatto bene, quest'anno ho fatto 68.000, mi piace, non mi piace, e te lo porti a casa. Un portafoglio di 5 trading system di solo commodity e stagionalità ha senso? Sì. Dipende dal resto. Cioè dipende da cos'altro fai. Perché vuoi solo stagionalità? Anzi, no, scusami. Attenzione, i trading system non sono sulle stagionalità, eh? Non sfruttano le stagionalità, non si sfruttano quei trading system. Però solo di commodity, sì, ha senso. Assolutamente.
Assolutamente. Cristian Franchi, beh, addirittura meglio di Unger, ce l'arghiamo stasera. No, non ce l'arghiamo, Franchi. Cioè, no, non è quello il discorso. Il discorso è che ognuno ha il proprio metodo. Il metodo di Unger non mi piace, quindi io ho fatto il suo corso, so esattamente che metodo ha, non mi piace, l'ho fatto mio e lo trovo migliore. Non per forza in termini di performance assoluta, anche perché non sappiamo cosa fa Unger, come non sapete esattamente cosa faccio io sul conto principale, non è un problema, ma non mi interessa, semplicemente io lo considero migliore, tanto che le decine di persone che fanno il corso lo considerano assolutamente ottimo. Io ho persone che chiamano al numero verde e dicono: ma scelgo te o Unger? Io gli dico: fai quello che ti pare, ma quello che trovi da me non trovi da Unger. Ma è così, è una cosa diversa. Punto. Poi se tu hai tutto il tuo modo di ragionare, non sto a discutere perché sennò litighiamo ancora. Baz, come faccio a sapere da dove parte l'out of sample quando aggrego un numero di trading system? Ogni trading system ha almeno 6 mesi. Quindi tu, Taleta e Saltoro, fai dal 2020, da marzo, tira dentro la crisi, eh? Tira dentro la crisi. C'è dentro la crisi tutta out of sample dalla crisi in poi, da marzo in poi. Quindi fai da marzo in poi e vai sereno, vai serena. Hai l'out of sample. Alcuni arrivano a 24 mesi, però era un casino scriverlo. Quindi nel codice c'è scritto e hai tutti i dettagli. Qua scriverlo era oggettivamente un casino. Però tu vai dalla crisi in poi e hai 7 mesi con dentro la crisi e qualcosa che non è mai successo al passato che ti può garantire il fatto che ci sia l'out of sample. Ragazzi, Unger vende il suo corso. Sì, ma non mi interessa parlare di Unger, non mi frega niente. Se volete Unger, andate a lui, io faccio robe diverse. Massimiliano, ciao caro. Scusami, mi sono svegliato ora, ma sono tutti sistemi che hanno il micro, perdonami. Mi scrive su YouTube, ragazzi, siete separati. Vi ho letto la domanda ad alta voce, perdonatemi la disorganizzazione, non sono un tecnico. I micro non dipendono dal sistema, dipendono dal future di riferimento, ok? Quindi, ad esempio, il Live Kettle non ha il micro, l'SP500 ha il micro e il mini, quindi il trading system che funziona sul contratto normale, il mini SP500, l'oro o la soia, funziona anche sul relativo micro o mini, ok? Anonymax Max chiede: scusa, ma quanto capitale ci vuole per ETS raggruppati? Domanda a cui ho risposto prima. Bisogna fare, aggreghi il tuo portafoglio, ok, facciamo finta che sia questo, calcoli, prendiamo dal 2010, prendi il max drawdown, lo moltiplichi per 2 e aggiungi il max margin. Quello è il capitale che ti serve. Ok? Per chi vuole iniziare, cosa consigli tra i segnali di trading scrocchiarelli sul seasonal, corso seasonal spread strategici e i trading system più corso annesso che pubblicizzi adesso? Questo non è un corso, ragazzi. Non è un corso, sto vendendo i trading system. In regalo c'è il corso scrocchiarello in cui spiego i trading system, se ne compri un tot o comunque con forti sconti. È sempre quello che è uscito a giugno. Per iniziare va bene tutto, ovviamente. Sono fatti tutti bene, dipende ad esempio da quanto tempo hai a disposizione. Se hai qualche ora a settimana, vai con lo scrocchiarello e sei a posto. Ma io in realtà li farei entrambi, perché entrambi rispondono alla prima domanda, al primo pilastro fondamentale, quindi chiaramente io li farei entrambi. Se sei interessato a entrambi, chiama, che paghi meno. No, io non l'ho detto. Se vuoi una scelta, diciamo, approssimando, se hai meno tempo operativamente parlando, il corso sugli spread, se hai un po' più di tempo, un po' più di pazienza per imparare, il corso scrocchiarello. Ecco, la taglio così con l'accetta, Francesco. Sandro Piras, consigliami trading system trend following. Volentieri, volentieri, molto utile. E adesso arrivo Andrea Costa, eh?
Geronimo, tu fai domande fantastiche, adesso arrivo anche da te, ottimo, io ti assumo per farmi le domande, fantastico, adesso arrivo. Allora, prima rispondiamo a Sandro che vuole i trading system trend following. I trend following si riconoscono per la sigla BO, quindi ti insegno un trucco. Quando vai sulla pagina, vabbè, tu fai aggiorna, va bene, ok, poi fai CTRL F, appare una schermetta qua, oppure fai tasto destro, trova, tipo da qualche parte c'è trova, ok, impostazioni, trova, scrivi BO e ti appaiono, ti vengono selezionati, tutti i trading system breakout, ok, tu li puoi selezionare e tipicamente sono sulle commodity. Se guardi un po' di miei video c'è la spiegazione, c'è anche un JY, un NQ, perché sono particolari, ma tipicamente sono sulle commodity, io li seleziono tutti. Infatti sono sul wheat, sul winter wheat, sul caffè, sull'inox, sulla soia, ok? Io li seleziono tutti. Ecco qua. Sono 13 e nel 2020 tutti i trend following hanno fatto 133. Ok? Con 12.000 di drawdown, anche molto poco, francamente. Sandro, dimmi se ti ho risposto. Potresti allungare al 30 ottobre così capisco bene cosa prendere questi giorni? Purtroppo ho un impegno proprio a Milano e non posso distrarmi, grazie. No, l'offerta scade il 13 ottobre. Mi spiace, Sandro, non posso. Scusa, ma quanto capisco? Ok, perché ok, questo scusate, l'ho già letto, devo andare dall'altra parte. Christian Franchi, allora, parliamoci chiaro, non sono concorrenti. Non puoi dire che sono concorrenti. Uno, io sono un trader, non sono un formatore. Due, io parlo esclusivamente su ciò che faccio, non faccio 746 corsi, ok? Poi ognuno ha dei metodi diversi e quindi non sono paragonabili, ok? È come paragonare un trattore a una mititrebbia. Fanno cose diverse, sono sul campo, ma fanno cose diverse, quindi non dire non ne parliamo ma poi ne parli, perché sei fastidioso, oggettivamente, ok? Anche perché non ne parliamo in senso costruttivo. Chi è il migliore? Ma cosa siamo? Il bar, dai. Parliamo in senso costruttivo. Allora, quanti sono i sistemi presenti nel Churchill? Quali sono? Mannaggia, non me lo ricordo, arrivo subito. Sono, te li dico subito, Andrea Costa, ti pubblico la domanda così ti vedono. Sono, mannaggia, arrivo. È Grace, mannaggia a te. Intanto deseleziono i trading system breakout che ho selezionato per Sandro Piras. Grace, complimenti per il rumore. Veramente io ti ammiro come gatta. Mannaggia a te. Nel Churchill ci sono, intanto organizzo per file name, ES un Aghi, poi c'è Gold Once, poi c'è Natural Gas Giovedì, poi c'è Soia Crepsis e poi c'è il TY Morgana. È un portafoglio quindi fatto da un obbligazionario e un indice e da tre commodity, ok? È fatto apposta per rispettare specifiche, complimenti Grace, poi specifiche richieste, ok? Allora, magari copio e incollo la composizione del Churchill anche nelle chat, così rimane. Ok. Ragazzi, mi state bombardando di domande, adesso arrivo a tutti, Ok, la domanda di Geronimo era estremamente interessante.
Boots, Buzz, non temi che vendendo i tuoi trading system, soprattutto dare codice open, possano diventare inefficienti in futuro? No, no, perché voi non avete idea, a meno che non abbiate guardato il video di oggi alle 14 sulle mani forti, sul mio canale, non avete idea, no, scusatemi, di ieri, di quanti siano, ciao caro, di quante siano le persone che tradano queste cose. Ok, nel momento in cui io trado un trading system, un S&P 500, noi retail non contiamo niente. Io potrei vendere 100 unaghi e non farebbe la minima differenza. Il mercato continua a funzionare. Non c'è, ad esempio, feeder cattle, orange juice, riso, legname, perché sono troppo piccoli come mercati. Ma tutti i mercati che sono qua sono inattaccabili dalla nostra stretta cerchia. Inattaccabili. Tradare Google, voi avete idea di quanti milioni di azioni vengono contrattate ogni giorno? Quindi non c'è questo problema della mancanza di inefficienza. Assolutamente. Ottima domanda, Geronimo, ti ringrazio per lo spunto. Allora, su YouTube, Max, Buzz, per chi è su Facebook, la leggo. Buzz, vedo solo ora, ma nel corso Scrocchiarello insegna a creare trading system mentre questi sono pronti per essere utilizzati. Esattamente, esattamente. Nel corso è fatto apposta per insegnare un metodo procedurale preciso e replicabile per creare trading system. Centinaia di trading system diversi, poi dimostrandolo creo 7 trading system, quindi alla fine sono disponibili nel corso 7 trading system. Questi sono fatti e finiti, pronti per essere tradati. Sandro Piras chiede la composizione del Napoleone. Volentieri, intanto te la metto qua e poi ti faccio vedere i risultati, Sandro. Te la metto qua nei commenti. A parte che io potrei selezionare. Ah no, ok, niente. La metto qua nei commenti, un po' sparpagliata. Ma la andiamo a fare lo stesso. Guarda il Napoleone per gente tosta, eh? Quindi mi raccomando, attenzione nel caso. Allora, abbiamo Crude Oil Once. Che cosa fa il Crude Oil Once? È un bias intraday. Ok, quindi fa piccole cose intraday. Poi S&P Hakuna Matata, che è un reversal, fa una cosa specifica su base daily. Poi oro erba luce, che è un grande classico, è meraviglioso, funziona con il Buzz Cora, che è il mio indicatore proprietario. JY Super Mario, che è molto grezzo, ma è una soddisfazione per gli occhi. KVAUM, sì, KV magari è su, ok. KVAUM, LH Baobab, NG Soliola, che è Intermarket Natural Gas, crude oil, a seconda di come funziona il crude oil, il natural gas agisce, molto intelligente, molto, molto resiliente, ha fatto una striscia positiva ultimamente, molto, molto bella. NQ Gravel, che è lo storico sul Nasdaq, che è veramente, ragazzi, io sono innamorato del Gravel. S Baobab, sono innamorato anche di questo, e il TY Morgana. Ok, dal 2005 questo è. Sono 10 sistemi, perfetto. Ricordatevi poi di prenotare entro il 13 ottobre per sconti dal 15 al 50% più il corso gratis. Sono questi qua. Ok, TYS sono un po' indici, abbiamo una valuta, abbiamo un po' di commodity, cose che fanno cose diverse, insomma ben diversificato. Max Proietti, scusa l'ignoranza, cosa significa rompere il trading system? Assolutamente si scusi l'ignoranza, qual è il problema? Ci mancherebbe, assolutamente lecito fare domande. Altro che, può succedere che il trading system si rompa, quindi che non continui a funzionare in modo efficiente. Grace, mannaggia, i gatti la sera si impazziscono, vabbè che sono le 22.40, dovrei anche andare io perché sennò i vicini si arrabbiano. Cosa significa rompere il trading system? Significa che se cambia il mercato o il trading system è troppo pieno di filtri, la accorcio un po', il trading system può smettere di fare performance, quindi al posto di continuare a salire, anche magari con pendenze normali, inizia a scendere. A quel punto io ho consigliato di stoppare qualsiasi trading system al 70% del max
drawdown. Ti faccio un esempio, il TY Morgana come massimo drawdown storico 5.562, fai un 70-80%, ragazzi, non è sulle virgole che bisogna puntarci, è la strategia che conta, non lo strumento e le virgole, stocchiamo il trading system che può essere rotto, ed è per questo che bisogna lavorare con i portafogli, perché un trading system che si rompe in un portafoglio praticamente non si vede, perché gli altri trading system concorrono a sopperire alle perdite di quel trading system lì. Andrea Costa, se volessi ulteriori dati, esempio largest losing trade, c'è. Andrea Costa ha fatto un'ottima domanda e c'è, è questo. Questo qua. Average drawdown dei low, no. No, effettivamente quello non c'è, c'è la massima perdita o la perdita media. Magari lo faccio aggiungere. Di solito è simile allo stop, però magari lo faccio aggiungere, vediamo se il programmatore è disponibile, assolutamente. Se no c'è la media della perdita giornaliera, che è un'altra misura di rischio che si usa. Comunque, ottimo suggerimento, Andrea Costa, ottimo. In realtà ci sono tutti, se guardi su Buzzfolio ci sono tutti i dati, quindi c'è l'average drawdown dei loss, il max drawdown, eccetera. No, in realtà quello non c'è neanche qua. Comunque, lo faccio aggiungere nel caso. Geronima, stacco, vi saluto tutti. Bravo Baz per non agnarci mai con le tue idee sempre dirompenti. Se vuoi assumere, scrivimi e non te ne pentirai. Guarda, sto già assumendo abbastanza persone, non ti preoccupare. Vai tranquilla. Grazie, è stato un piacere, hai fatto ottime domande. Alla prossima. Andrea Costa, ecco. Sì, è vero, hai ragione. Manca quel dato. In realtà in fase di selezione conta relativamente, però effettivamente potrebbe servire. Quindi vedo se farlo aggiungere, assolutamente. Lo scrivo. Lo scrivo. Signori, se avete dubbi, domande, perplessità, intanto vi lascio magari all'ultima slide. +800 475 300 numero verde o l'email, ok? Vi consiglio di affrettarvi perché l'offerta scade il 13 ottobre, avete diritto dal 15 al 50% di sconto su un portafoglio di trading system più il corso scrocchiarello gratis. Ragazzi, bisogna prenotarsi, è molto facile. Basta spippolare un po' con i portafogli e in fondo alla pagina si apre la prenotazione. Comunque, anche se chiamate il numero verde, va bene lo stesso, si può fare, ok? Mi raccomando. Non mancate. Ottimi, Sandro Piras, ottimo, complimenti, grande energia e capacità. Ciao, spero di averti risposto. Se hai delle domande in più, basta che ci scrivi o ci contatti, noi proviamo a risponderti un pochino meglio. È stato un piacere, Sandro Piras. Ciao, ciao. Va bene, signori. Se ci stiamo approcciando a lasciare un po' andare la diretta, questa evidentemente non credo di riuscire a caricarla domani, semplicemente perché non l'ho registrata, a meno che questo servizio non me lo permetta. Cosa che potrebbe anche essere. No, non penso. Comunque ci vediamo domani alle 14 per un nuovo video. 800-475-300 numero verde, info@baserini.com. L'offerta scade il 13 ottobre. Il Buzz Shop è disponibile per sempre con i miei trading system. Approfittatene a piene mani, avete la possibilità di costruire il vostro trading system, il vostro portafoglio di trading system a vostra immagine e somiglianza. Il migliore a cui possiate puntare, costruito col metodo scrocchiarello. Fatevi avanti, ed è stato un piacere. Oh, mi sono rotto il collo, ho mosso il collo. Oh,
Ok, è stato un piacere. Se sopravvivo, ci aggiorniamo. Ciao. Ciao, ma io devo chiudere la diretta. Vediamo se riesco.